È una delle tappe importanti della maratona d'arte per Telethon, inaugurata il 12 dicembre 2012 all'interno del premio internazionale Arte Style, durante il quale artisti e fashion stylist italiani e stranieri hanno esposto i loro capolavori per aiutare la ricerca sulle malattie genetiche rare. Parliamo di questa maratona di arte che si incrocia con Telethon, quindi con la ricerca. Siamo all'interno del Castello Aragonese di Castrovillari. Ecco, com'è nata questa idea? Allora, questa idea è nata per riflettere sul ruolo di ricercatore che noi vediamo anche nell'artista. L'artista è un ricercatore, infatti la parola che si usa più spesso quando si recensisce un artista è proprio quello ricerca. Noi diciamo che le fasi del lavoro dell'artista passa attraverso le fasi, quindi ogni fase è caratterizzata da una ricerca che può essere sull'uso del colore, può essere sull'uso del disegno, della materia. Quindi la componente ricerca è presente anche nell'artista. Naturalmente si lavora su temi diversi, anche su forme del pensiero diverse, perché il ricercatore scientifico naturalmente ha bisogno di competenze e ha bisogno anche di certezze. L'artista ci apre invece lo spazio al sentimento. La mostra ha visto la partecipazione del critico d'arte Angela Aquilini, titolare di Forum and Gallery, nonché ideatrice ed organizzatrice della maratona d'arte per Telethon. E come si è arrivati a scegliere l'artista nostra castrovillarese? Allora, sono arrivata a scegliere l'artista castrovillarese perché avevo visto un suo quadro su un numero di Arte Mondadori e mi aveva colpito perché è vero che Rosalba Galeandro è una paesaggista, però mi aveva colpito il suo modo di rendere questo paesaggio calabrese che non è una trasposizione realistica del paesaggio, ma è un modo per mettere sulla tela quelli che sono i suoi sentimenti, la sua energia. Partirei da questa opera perché è rappresentativa di quella che è la tecnica di Rosalba Galeandro e anche perché quest'opera ha appena ricevuto un premio molto importante, un primo premio. E come possiamo vedere, ci troviamo di fronte ad un paesaggio che ha i colori caratteristici della Calabria, però è un paesaggio che possiamo definire interiorizzato. È come se questo paesaggio fosse entrato all'interno dell'artista, fosse stato rielaborato e poi trasposto sulla tela. Poi vediamo l'inserimento di queste figure che sono un tutt'uno proprio con il paesaggio, si stagliano dal paesaggio e rimandano, per me al mito della grande madre terra, quindi proprio al significato della creatività, la femminilità intesa come donatrice di vita che esce dalla terra. L'impegno costante della Galeandro nel proporre la sua produzione artistica ha sollecitato la Sifeum, le CIFI di Castrovillari, la Mistica Calabria a condividere e sostenere questa nobile iniziativa, patrocinata dall'amministrazione comunale della città di Castrovillari nella persona del sindaco Domenico Lopolito, del vice sindaco Carlo Sanguinetti e del consigliere comunale con delega alla cultura Lucio Rende.